Buongiorno a tutti e bentornati al Mirto Restaurant di Dormelletto. Avevamo dato l'appuntamento per un nuovo incontro, un nuovo piatto, insieme a Daniela Petrillo, la chef del Mirto, ed eccoci qui. Daniela, spettacolare presentazione, ma raccontiamo di cosa si tratta. Allora, buongiorno a tutti. Ci troviamo oggi davanti a Patroclo, che è il nostro raviolo di pasta fresca a nero di seppia, con ripieno di ragù di polpo, burrata e perle al basilico. Spettacolare impiattamento, mi viene però da chiederti, perché la burrata abbinata ad un ripieno così? Allora, il ripieno è un ragù di polpo puro, quindi abbiamo soltanto polpo e pomodoro, e di conseguenza con il nero di seppia abbiamo un sapore molto sapido. Di conseguenza la burrata svolge questa funzione di ammorbidire e rendere più rotondo il sapore del raviolo stesso. Così come rotonde sono le perle di basilico che mi hai fatto scoprire oggi. Come ottieni, appunto, partendo da una foglia, un effetto finale così importante e clamoroso sul piatto? Allora, in questo caso specifico parliamo di cucina molecolare, di conseguenza abbiamo un estratto di basilico, lavorando sempre su materia prima pura, che viene riscaldato con la agar-agar, che è un gelificante, e le perline vengono formate immergendo poi questo liquido all'interno di olio di semi freddissimo, e poi ovviamente vengono scolate e conservate. Spettacolare davvero. Non manca una nota di colore che tante volte abbiamo visto nei tuoi piatti, anzi tutte le volte. Ci spieghi perché e di cosa si tratta? Allora, abbiamo una bellissima violetta del pensiero che da quando siamo qui a Dormelletto, diciamo, è diventata una sorta di firma, di mia firma ulteriore del piatto, e serve a dare appunto colore e importanza al piatto stesso. Ovviamente è un fiore edibile. Assolutamente sì. Possiamo tranquillamente gustarne anche la dolcezza e la bontà insieme al piatto. Assolutamente, tutto quello che viene messo nel piatto è commestibile, quindi si può mangiare. Mangiare assolutamente. Dobbiamo dare comunque anche un ulteriore appuntamento, come sempre. Ormai è un appuntamento quasi fisso, settimanale il nostro, e con molto piacere raccontiamo appunto al pubblico quelli che sono i tuoi piatti, quindi sicuramente ci vedremo prossimamente per farci vedere e conoscere un nuovo piatto del menù del Mirto. Assolutamente sì, io ti ringrazio come sempre e ringrazio tutti per questi momenti in cui posso spiegare quello che è il mio lavoro. Grazie a te Daniela, grazie a voi che ci seguite e ci vediamo prossimamente come sempre al Mirto Restaurant di Dormelletto. Grazie. Alla prossima.